Qui a Monte Carlo è giorno di gara e la tensione sta salendo alle stelle. La pista richiede grande concentrazione, non concede margini di errore e rappresenta un banco di prova per le qualità tecniche dei piloti. Non per niente è uno dei tracciati più famosi al mondo. Questo weekend siamo sulla Riviera Francese, sul circuito di Monte Carlo, i 3 chilometri e 3 più famosi del mondo. Tra la pole e la prima curva c'è davvero poco spazio, poi si sale verso il casinò prima di scendere verso il porto nel secondo settore. 7 curve a sinistra e 11 a destra, solo una zona per il DRS. Fra poco ci sarà il via di questo Gran Premio che è senza dubbio il più affascinante della stagione. Hamilton in pole position davanti a Bottas, vanno ora. Si spengono i semafori, lo scatto di Lewis Hamilton che sembra in grado di poter difendersi da Valtteri Bottas. Attenzione a Max Verstappen che prova ad insidiare il pilota della Mercedes che si difende. Sfilano i primi 4 senza problemi, taglia la chicane Charles Leclerc nelle retrovie. Attenzione a Sebastian Vettel, molto aggressivo ai danni di Max Verstappen che riesce però a difendersi. Dunque sono sfilati via nelle prime curve esattamente come sono partiti Hamilton davanti a Bottas, Verstappen e Sebastian Vettel. Charles Leclerc che ora è tredicesimo, si è liberato di Lando Norris con una bella manovra al tornantino de Loeb's ed ora sta cercando disperatamente di attaccare la Haas di Grosjean senza però successo. Ci prova anche in questo momento sempre al tornantino, ma il pilota della Haas ha gioco facile a chiudere. Vedremo se ora riuscirà a forzare l'attacco all'uscita del tunnel, il punto più veloce della pista dove di solito tradizionalmente si può provare ad azzardare un sorpasso che su questo tracciato estremamente angusto sono molto difficili. Prova a farsi vedere ma è troppo lontano e non riesce. Linea Monte Carlo alla Formula 1. Think again, it's a nice moment to thank my critics, to whom it may concern, fuck you. Dove le cose si mettono male per Charles Leclerc che ha forato dopo un tentativo di sorpasso ai danni di Hülkenberg. Era riuscito a superare Grosjean, si era portato in 12ª posizione con un grande attacco alla Rascassa, ha provato a fare la stessa cosa ai danni di Hülkenberg per l'11ª posizione. C'è stato un contatto Bottas, Vettel, i primi 4 sfilano in quest'ordine, seguono Ricciardo, Magnussen, Gasly, Sainz, Kvyat e Albon. Siamo all'ultimo giro del Gran Premio di Monte Carlo. Hamilton continua a comandare davanti a Verstappen. Ci sarà un'investigazione, notizia proprio di quest'istante, per il contatto che vi abbiamo raccontato in precedenza, ma torniamo in cronaca perché sarà sicuramente l'ultima occasione per Max Verstappen di attaccare Hamilton. Rettilineo sotto il tunnel, si difende ancora una volta Hamilton ed ora la curva del tabaccaio che verrà affrontata dai due grandi contender di questo Gran Premio. Curva del tabaccaio, piega verso sinistra, prima chicane delle piscine, Hamilton al comando, Verstappen al secondo, staccato di 8 decimi, seguono Vettel e Bottas, seconda chicane delle piscine, passano sotto la nostra postazione, siamo alla Rascassa e in bocca il rettilineo del traguardo. Lewis Hamilton, ancora pochi metri per il pilota britannico della Mercedes che vince per la terza volta il Gran Premio di Monte Carlo. Al secondo posto transita Verstappen, quindi yes, Bottas. Get in there. Ecco che si conclude un altro Gran Premio di Monaco. Siamo stati tesi per tutta la durata della gara, ma alla fine abbiamo assistito a una vittoria stupefacente. Insomma, Luca, qual è stata la chiave di volta della vittoria di oggi? Oggi, secondo me, era tutta questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Prima dell'entrata in pista, della safety car, completamente diverso, ma è riuscita ad approfittarne al meglio dopo che le distanze erano state annullate.